Ecco, ma il problema del rapporto, del diverso contributo che possono dare il docente scolastico e il docente universitario all'interno delle didattiche disciplinari è uno dei problemi cruciali della formazione degli insegnanti. Naturalmente già in sé, diciamo, in una situazione ideale ci vorrebbe un coordinamento. Se noi fossimo in una situazione ideale, il docente universitario porta due cose: la qualità del suo sapere e il fatto che abbia compiuto una riflessione sulla didattica della disciplina. Il professore scolastico porta naturalmente la sua esperienza di insegnamento nelle scuole, la capacità, diciamo, di utilizzare le nozioni in termini didattici per la scuola. Il problema dove sta? Il problema sta che non esiste sostanzialmente nella università italiana una tendenza, una spinta verso la ricerca sulla didattica disciplinare. Questo è il problema. Cioè, salvo alcune, diciamo, isole felici come per esempio la matematica, non c'è un interesse delle singole discipline a livello universitario per la ricerca sulla didattica della stessa. A Tor Vergata, quando abbiamo fatto il TFA, per ovviare a questa situazione, abbiamo fatto partecipare i professori di scuola, che si chiamavano appunto tutores, o quelli che nella SIS erano i supervisori, li facevamo partecipare attivamente, non solo essere presenti, ma attivamente alle lezioni di didattica disciplinare.